Amici! Chi? Amici di amici! Amici di amici? Ah, Homer! Spero che picchiasodo e colpo basso non ti abbiano fatto male. Avrebbe potuto telefonare. Oh, sì, ma il telefono è troppo distaccato. Preferisco il tocco personale, che sia solo con gli amici degli amici. Amici di amici? Questo è il più grande televisore nel mondo libero. Ai, 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 un gatto è spusolentissimo! Queste sono 1000 scimmie che lavorano a 1000 macchine da scrivere. Ben presto avranno scritto la più grande opera che l'uomo abbia conosciuto. Vediamo. Essere o non essere, questo è il bolema. Se sia più giusto... Bolema? Stupida scimmia! Ah, sta zitta. E questo è il mio scantinato. Non assomiglia proprio alle altre stanze. In realtà dovrei smettere di concludere il tour della casa qua giù. Ora parliamo di cose serie. Oh, cacchio. Me la sto facendo addosso perché mi sono riempito di birra e caffè e cocomero. Vedi, Homer, so cosa stai pensando e non voglio smuoverti le acque. Non ci vuole certamente un genio per capire che vuoi gettare acqua sul fuoco. Beh, dai retta a me e ben presto schizzerai alla grande. Da che parte è il bagno? Oh, 23esima porta a sinistra. No! 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 Non ha neanche voluto starmi a sentire. Trovato il bagno senza problemi? Sì. Bene, questo round l'hai vinto tu, Simpson, ma io ti schiaccerò come uno scarafaggio! Simpson, sii gentile, massaggiami le gambe finché mi ritorna la sensibilità. Uno scarafaggio, ti dico! Uno scarafaggio! Ero le dimissioni. Tanto per cominciare, non capisco perché mi abbiano eletto presidente del sindacato. Perché giù alla centrale ti vogliono bene. Sì, hai ragione. I ragazzi mi stanno sempre a toccare questa testa calva come portafortuna e a pizzicare il mio pancino per sentire la mia risata fanciullesca. Temo che non ti vogliano poi così bene. Sai, credo tu abbia ragione. Come prima cosa, domani mattina darò un cazzotto a Lenny sulla nuca.